Buongiorno a tutti quanti, sono le 9 e oggi è sabato 26, potrebbe essere, no 25, no 26, boh. E, mi vedete già truccata o ancora truccata, non mi sono struccata ieri sera perché non ne avevo voglia, però volevo farvi vedere come regge bene questo trucco. Una matita che uso della, di Deborah, però c'è uguale anche di Maybelline, se non ricordo male. E mi trovo davvero benissimo. Faccio comunque una base con tipo il fondotinta nell'occhio. E poi metto l'ombretto e poi metto la matita, ecco, però cioè, diciamo che è buono. Comunque, allora, stamattina andiamo ad arrampicata. Adesso facciamo colazione. E poi niente, pensavo di portarvi con me in giornata e fare un weekend edition e farvi vedere cosa mangiamo durante il weekend, cioè cosa mangio più che altro. Quindi ci vediamo tra poco con la colazione. Ho messo gli occhiali, se no non ci vedo. Allora, per colazione mi sono portata ieri proprio dentro il barattolo dello yogurt, dato che era quasi finito, l'ho tenuto lì e ci ho messo un altro po' di yogurt. E poi dei mirtilli, no non dei mirtilli, delle more, perché i miei vanno ogni weekend in montagna vicino a Bologna e lì è pieno di more e uva anche prendono. Adesso mia mamma sta sfornando e un sacco di marmellata di more, quindi me ne sono prese un sacco. Abbiamo appena fatto circa 2 ore e mezza di arrampicata, ovviamente non 2 ore e mezza piene perché ci si riposa abbastanza. Io è 2 mesi che non mi arrampico, però devo dire che dai, magari vi metto un paio di video qua che sono un po' ripresa. Mi piace tanto che si vedono abbastanza i muscoli e ciò vuol dire comunque sto lavorando molto a casa, mi sto impegnando molto, soprattutto con le flessioni così. E quindi dai, un po' ho perso perché si vede. Però insomma cerchiamo di tenere botta. Non tengo più comunque arrampicata come primo sport, come facevo più l'inverno scorso. E adesso voglio proprio impegnarmi bene con l'allenamento a casa e con la programmazione. E quindi niente, ci vediamo dopo per il pranzo. Siamo tornati a casa, è quasi l'una, siamo affamatissimi, almeno una gran fame. Sto preparando delle uova da fare tipo una specie di frittata, però volevo provare a fare tipo omelette, pancake, insomma, senza strapazzarla. E poi c'è il riso buonissimo che fa la mamma di Brian. Questo riso qua è una roba assurda. Ci sono le patate, le carote, fa tipo un soffritto. Prima è... io lo amo! Qui non devo neanche cucinare tanto, faccio le uova, adesso poi c'è il riso.
Allora, siamo nel pomeriggio, stiamo un po' giocando a PC, io, il mio ragazzo e dei nostri amici. E stasera c'è, controllo perché si parte il gioco, stasera c'è in programma di andare a mangiare sushi e io non lo mangio dalla fine del lockdown, cioè da prima del lockdown, e perché comunque non sono una gran appassionata, però ogni tanto mi fa molto piacere, soprattutto mangiare quello fritto. E finalmente ieri sono riuscita a convincere un paio di amici ad andare, quindi insomma stasera andremo a mangiare, però hanno chiesto di non fare lo you can eat perché a pranzo hanno mangiato un bel po', ho detto ok, allora non mi potrò strafogare di sushi. E quindi niente, stasera poi vi faccio vedere cosa andiamo a mangiare. Per merenda io mi sono fatta un cornetto e vi lascio qui la foto, che siamo andati un attimo al bar del mio ragazzo, ha dovuto aprire per fare un lavoretto e io ho visto il frigo dei gelati, che vuoi non prenderne uno, certo. Il cornetto mi mancava tantissimo, da piccolo non apprezzavo tanto, invece adesso il cornetto buono, buono, buono. Mi sa che ci vediamo in conclusione con la cena di stasera. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se ne volete altri più frequentemente il weekend, fatemelo sapere. E noi ci vediamo al prossimo video.